Scatman's World. Ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo su Valentino Rossi The Game, Gran Premio Austin. Purtroppo in Argentina ho registrato, ma senza audio, comunque 28esimo posto. Due gare, 0 punti. Raga, la situazione è disperata, siamo in pole, qua ma non sono ancora tranquillo, non sento feeling con la moto anche se è la migliore. Mai successo, di solito il primo colpo porta a casa il mondiale Moto2, ma quest'anno sembra impossibile, perché con 2-0 le prime due gare è quasi impossibile vincere. Non lo so raga, non lo so, siamo in crisi nera, veramente non ho mai fatto 0 dopo due gare, sono scioccato raga, sono scioccato. Adesso vediamo qui a Austin, oggi voglio fare solo questa gara perché devo capire se c'è la rinascita o il declino definitivo. Raga, andiamo, Gran Premio delle Americhe, Austin, Texas, terza tappa del mondiale, vai come per la rinascita. Dai ragazzi, andiamo. Sono incazzato, non è inaccettabile, 0 punti in due gare, vai Fioi. Abbiamo la moto del campione del mondo, Samuele Amore, Sam Loves. Anche se non è proprio così, però per me lui è Samuele Amori, non so, ho questa sensazione. Concentrato, non posso commentare tanto ragazzi, perché sennò sta serie prende una brutta piega, se lo faccio bottino pieno, almeno terzo qua, comincio a preoccuparmi, che la serie è un po' sfigata quest'anno. Sì che il primo anno ha fatto bene, per terzo posto con 9 vittorie. Capisco dopo sto debutto in Moto2. Concentration place. Poi veramente le abilità, quando cominci una nuova classe, ha bisogno di tempo per ritornare in forma, non lo so. Calma. Non la stiamo guidando perfettamente, ma non sono tranquillo, raga, ve lo giuro, non sono tranquillo. 2 secondi di vantaggio, ma non sono tranquillo. Mamma mia, raga, ho una tensione a dir poco scandalosa. Dai, Comendino, riportacela a casa, cazzo. C'è una pressione anche al paddock, incazzati neri, il Cume è finito, il Cume non esiste più, il Cume sta pensando troppo ad altre cose, la patata in primis di Sara. Sara, non ve lo dico, adesso non vinco qua, altro che cancella tutti i trofei. Primo giro è andato. E sto già sudando, Fioi. Faccio sempre piccole sbavature che dimostrano la mia insicurezza. Infatti ho perso 2 secondi, ragazzi, nel terzo settore. Non ci siamo. Bravo, come dai. Un po' di pazienza, raga, torniamo. Bisogna avere fede nel come noi crediamo. Mamma mia, il terrore di quest'uomo che deve riscattare veramente 2 gare pessime. Se va bene questo torniamo alle 2 gare, raga, ve lo prometto. Ma in realtà devono essere 2 con l'Argentina, il problema è che l'Argentina non c'era l'audio, non avevo voglia di rifare l'audio, anche perché veramente era una gara veramente pessima, con una qualifica a 28esimi, eravamo saliti fino al 15esimo posto, poi sono caduto, tac, 28esimi finale. Uno e tre, recuperiamo qualcosa, ma il Cume è veramente, veramente in ansia. Questo può essere il riscatto o il tracollo definitivo, raga. Vara, mi sono fermato in pista, raga, il Cume si ferma in pista. Terrorizzato questo ragazzotto. Un po' così. Un po' curioso quest'oggi.
c'è ancora tutto un giro da fare e un pezzettino del secondo, cioè raga. Eccolo qua, zircone si supera giustamente. Stiamo andando veramente come delle lumache ed è giusto così. Proprio non capisco nell'inglese purissimo. Una posizione molto a rischio, sa che l'ultimo giro doveva avere un vantaggio per vincere, invece addirittura rischiamo di perdere anche il podio, secondo me. Sono pessimista, non mi interessa, ma ho paura. Adesso o faccio un final up come indiano o non lo so. Per il riscatto completo dovevo vincere, ragazzi, eh. Ragazzi, tutti insieme in piedi sul divano, per piacere, sulla poltrona. Ma dove volete, bellissimo sorpasso qua del comune nel mio settore, perché il primo settore è il mio settore. Guarda lo stronzo, mi butta fuori la merda umana. E lo risuperiamo. Mamma mia, tutte le tifosette del cume con le tettone fuori sono in ansia. Tutte le americane zoccolette vogliono rivedere il cume primeggiare. Voglio la prima vittoria in Moto2. Che ultimo giro, ragazzi. Che final lap per il momento. Vediamo se ritorna con il cuore, con la grinta, con la passione, che sono le caratteristiche principali di Veneziano. Mamma mia, che tensione, raga. C'è una tensione indescrivibile, quasi inaccettabile, se così si può dire. Ma purtroppo devo rallentare un po' la frenata e pregare. Buono. Penso devo solo non far cappelle atroci nelle ultime curve. Ti prego, ragazzi, regalatemi il sogno. Mamma mia, la moto non c'è più. Austin è così nell'ultimo giro, più le abilità, poi quest'anno è veramente impossibile. L'ultimo giro di Austin, il tipico final lap austiniano. Attenzione, ancora zircone, ancora il porco, vaffanculo. Questo è anche un punto difficile per sorpassare. Niente, zircone se ne va. Meritavo io di vincere, in assolutamente schifoso zircone. La paura ha vinto sul cuore. Secondo posto che mi lascia ancora un po' di amaro in bocca. Porca puttana, oh, non riusciamo a portare a casa. Tanto, vai. L'undicesimo podio. Purtroppo non ho girato i miei livelli, non ho fatto il 2-12 della qualifica. Dai, torniamo settimo in classifica a 20 punti, ma meno 50 da zircone, signori. È un mondiale veramente duro. Chiudiamo qua perché voglio fare solo una gara dal prossimo video, due gare. Siamo abbastanza tornati, ma non sono ancora tranquillo. Il Kume deve ritrovare la sua forma e la sicurezza che... E se no, veramente è impossibile portare a casa il mondiale. Raga, un saluto dal Kumendone, Veneziano. Ciao!